Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta». Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Le parole di Gesù sembrano essere rivolte a noi, affannati e sommersi dalle tante cose da fare. Sicuramente le nostre intenzioni sono buone: la famiglia da mandare avanti, il lavoro che ci occupa gran parte della giornata, le tante attività di cui è fatta la nostra vita, ma può arrivare un momento in cui iniziamo a compiere tutto in maniera disumana, perché perdiamo di vista il vero senso di ciò che facciamo. Anche la vita familiare, l'amore che ci lega agli altri, può diventare una cosa da fare che non ci rende felici. In questo sta la differenza tra le due sorelle. Maria, seduta ai piedi del Signore, si concentra sull'essenziale, su colui che le aveva visitate e aveva fatto quella giornata così bella. Maria non perde di vista ciò per cui vale la pena vivere. Mentre Marta accoglie Gesù in casa sua, ma questa presenza diventa una cosa fra le tante dentro il ritmo vorticoso di una giornata che la rende inquieta al punto tale da giudicare il comportamento della sorella, che dovrebbe agire come lei, compiendo delle azioni utili invece che stare lì seduta ad ascoltare. Ma Maria ha scelto la parte migliore. Tra le due sorelle è lei che liberamente sceglie di stare in relazione con il Maestro, il solo che può dare compimento alla sua vita. Signore, aiutami ad avere un cuore vigile ed uno sguardo attento durante le mie giornate, perché mai possa accadere che tu passi ed io non me ne accorga. Dedicare una parte della giornata alla preghiera insieme a tutta la famiglia per imparare ad avere un dialogo intimo e sincero con il Signore, datore di ogni bene. Vi auguro una buona e santa giornata, Dio vi benedica. Per intercessione di Santa Faustina Kowalska, di cui oggi se ne celebra la memoria, l'Apostola della Divina Misericordia. E possiamo ripetere più spesso: Gesù, confido in te.